Grazie Antonio, a te l'avanzata per i slide. Grazie, ringrazio molto Redat per questa opportunità di presentarvi l'esperienza che abbiamo maturato in Vodafone Automotive nella progettazione e messa in opera di una soluzione che intende coniugare un'esigenza di velocità e flessibilità nella delivery con il miglioramento continuo dei livelli di servizio. Prima però di entrare nel dettaglio della nostra soluzione, penso che sia utile darvi qualche informazione sul contesto nel quale opera Vodafone Automotive e sui suoi servizi, in modo tale che sia più agevole cogliere la relazione tra il bisogno e la soluzione che lo soddisfa. Il settore dell'automotive è caratterizzato da una vivace trasformazione che si collega direttamente all'evoluzione digitale. Attraverso l'Internet of Things l'auto entra in nuovi modelli di servizio e in nuovi modelli d'uso, che è ragionevole attendersi che nel giro di pochi anni trasformeranno in modo significativo la nostra esperienza con questo mezzo. Dal nostro punto di osservazione vediamo che tutto il settore dei trasporti è spinto in un'innovazione dalle tecnologie digitali che abilitano già oggi una serie di servizi. Pensate ad esempio al car sharing, al bike sharing, a fenomeni come Uber, ad app che sempre più frequentemente influenzano le nostre scelte su quale mezzo di trasporto utilizzare o su quale percorso effettuare. L'Internet of Things è ormai una realtà e sta crescendo esponenzialmente. Connette l'auto e sempre di più connette ciò che sta intorno all'auto, quindi i nostri edifici, sistemi di regolazione del traffico, segnaletica, telecamere di videosorveglianza. Vediamo poi che anche le case automobilistiche sono sempre più coinvolte, impegnate in nuovi programmi di trasformazione che ci aspettiamo anche modificheranno il loro posizionamento lungo la catena del valore. Infatti, accanto a quelli che sono gli investimenti classici in innovazione meccanica, stilistica, elettronica, vediamo che sono sempre più frequenti programmi di sviluppo di nuovi servizi da erogare all'interno dell'auto o intorno all'auto, servizi sui quali la casa automobilistica intende mantenere una relazione diretta col cliente. Quindi in questo senso si avvicina al cliente nella catena del valore, cliente che non necessariamente sarà il proprietario dell'auto. Ecco, per queste e per tutta un'altra serie di osservazioni e considerazioni, vediamo un futuro della mobilità fortemente influenzato dalle tecnologie digitali che probabilmente cambierà il nostro modo di vivere e di lavorare. Ma l'auto manterrà un ruolo di primo piano nella mobilità, sarà però un'auto connessa, sempre più automatizzata, inserita in modelli d'uso sempre più condivisi e integrati con tutto quell'insieme di servizi che risponderà alle nostre esigenze di mobilità. L'auto connessa è una realtà già disponibile oggi. Quello che osserviamo è un diffondersi dei servizi telematici sempre verso nuovi settori, accanto a quelli che ne hanno determinato la crescita negli ultimi anni e l'affermazione di nuovi modelli cross industry. Faccio un esempio: attraverso la telematica è possibile ricostruire il comportamento alla guida di coloro che utilizzano un'auto, è possibile rilevare un incidente e effettuare una ricostruzione quantomeno utile a identificare quali parti della carrozzeria sono stati coinvolti nell'impatto. Attraverso queste informazioni già molte compagnie assicurative tengono sotto controllo la loro esposizione di rischio e gestiscono l'eventuale sinistro evitando che ci possano essere delle frodi. In questo modo hanno la possibilità di calcolare in una maniera più precisa il valore del premio a beneficio degli utilizzatori prudenti e responsabili. Ma queste stesse informazioni si stanno affermando in altri settori.
di gestori di flotta che intendono tenere sotto controllo il loro costo logistico, piuttosto che car sharing che hanno bisogno di automatizzare le procedure di denuncia di sinistro, o aziende che semplicemente hanno una flotta e vogliono tenerla sotto controllo e incentivare i driver a un utilizzo dell'auto prudente ed economico. Ora, quindi, la stessa informazione diventa utile per gestire operativamente una flotta e magari assicurarla in una maniera profilata. Ma un'auto che avrà nel prossimo futuro la possibilità di dialogare con altre auto e con l'infrastruttura circostante, quindi ad esempio ricevere il segnale da un semaforo piuttosto che da una telecamera, ricevere l'informazione di un pattern potenzialmente a rischio, come può essere la presenza di un pedone sulla carreggiata, è un'auto che ha la possibilità di mettere in gioco nuovi automatismi che renderanno sicuramente più sicuro e più gradevole il nostro viaggio. Il fenomeno dell'auto elettrica fungerà da acceleratore di questa evoluzione. Ma perché questa evoluzione possa accadere sono necessari alcuni elementi che l'abilitano. Quindi è necessario una rete machine to machine con adeguate caratteristiche trasmissive. E il 5G sarà un passaggio cruciale perché introduce una bassissima latenza e caratteristiche adatte a questo tipo di utilizzo. È necessario poter aggiornare il software sull'elettronica di bordo over the air. L'aggiornamento fatto in officina in occasione di una manutenzione non è sicuramente più adeguato. È necessario avere sensoristica e componentistica telematica, adeguati nuovi servizi e infine una piattaforma IoT in grado di combinare l'informazione e trasformarla in servizi. Vodafone copre tutti questi aspetti ed è per questa ragione che ha la possibilità di fare concretamente innovazione in questo campo ed è quindi un partner quantomeno interessante per tutti coloro che intendono fare business in questo settore. Vi do qualche informazione sull'azienda. Vodafone IoT è l'azienda del gruppo che opera nell'Internet of Things in tutti i settori in cui si applica questa tecnologia. È una realtà globale che ha superato i 59 milioni di connessioni attive e ormai ha raggiunto un ritmo di crescita di 1 milione di nuove attivazioni al mese. Vodafone Automotive si colloca all'interno di IoT ed è la società che sviluppa il verticale dell'automotive. Non vado oltre a darvi informazioni perché ho un video che vi dà una panoramica completa dell'azienda e dei suoi servizi. In today's connected world, vehicles are no longer just a method of transport. They navigate routes, communicate and improve driving behavior, even helping you park. These connected vehicles are generating real-time data, creating insights, applications, and solutions that are transforming the way we live and work. At the forefront of this transformation is Vodafone Automotive, combining Vodafone's experience as an Internet of Things provider with the knowledge of industry experts across the globe. Vodafone Automotive has acquired over 40 years of experience in vehicle security and telematics. With its network of national service providers, Vodafone Automotive provides end-to-end solutions. And through its secure operating centers, teams of specialists recover stolen vehicles 24/7 with police liaison across 49 markets globally. Through this seamless international infrastructure, Vodafone Automotive has an unparalleled offering for partners and customers across the world. For vehicle manufacturers, Vodafone Automotive designs, develops, and manufactures hardware, and through its dedicated vehicle telematics platform, delivers applications to track vehicles, all managed and supported by Vodafone's global network of secure operating centers. For insurance companies, Vodafone Automotive is revolutionizing the way the industry operates. With its usage-based insurance solutions, it is reducing costs and risks on the road and rewarding drivers for responsible driving through a comprehensive portfolio of services. And for fleet management,
Vodafone Automotive has successful telematics services, allowing customers to manage assets more efficiently, monitor driving behavior, and increase security. Vodafone provides more connected car services for more models and more manufacturers in more countries than any other provider. Vodafone makes safe, personalized mobility happen. Vodafone Automotive, transforming lives and businesses. Ecco, quindi abbiamo visto che intorno a un'auto connessa, sempre più automatizzata e sempre più inserita in nuovi modelli d'uso, si crea l'opportunità di realizzare servizi a valore aggiunto per il consumatore finale, che è anche un consumatore connesso. Questi nuovi servizi si realizzano sempre di più secondo nuovi modelli di business cross-industry, su cui opera un ecosistema di business partner. In questa slide ho indicato case automobilistiche, concessionarie, gestori di flotta, gestori di infrastruttura, compagnie assicurative, fornitori di contenuti e le pubbliche amministrazioni che vorranno mettere in gioco i dati delle smart cities. Intorno a questa opportunità e a questo sistema si sviluppa il progetto della piattaforma di Vodafone Automotive, che per progetto ha proprio l'obiettivo di creare una soluzione che abilita i propri clienti a gestire l'intero sistema IoT. Una piattaforma che si inserisce nel contesto che vi ho descritto, quindi con un'elevata dinamicità e una necessità di integrare esigenze di industrie diverse, deve avere delle caratteristiche di flessibilità e di velocità e di integrabilità, ovviamente. Qui vi ho riportato l'architettura della nostra piattaforma. La commento proprio brevemente. La parte azzurra è la parte che realizza il servizio, quindi fa l'ingestion dei dati dagli oggetti connessi o dalle piattaforme di backend che li connettono, applica degli analytics per estrarne il valore e con questo valore realizza i servizi. La parte verde invece assolve fondamentalmente a due macrofunzioni. Da un lato permette la gestione di tutti i processi di business che devono essere operati intorno al servizio, quindi la relazione col cliente, la gestione degli ordini, la gestione dell'attivazione del servizio, il suo assurance, la gestione della forza lavoro sul territorio, installatori, manutentori e ovviamente tutta la gestione amministrativa. La seconda funzione che assolve, proprio perché parliamo di un sistema che deve essere integrato, è tutta la sicurezza nell'accesso al dato e nella trasmissione del dato dai verso i business partner. Una architettura di tipo modulare pone già di suo dei temi per il livello di servizio, banalmente perché ogni modulo che partecipa a un end-to-end di servizio deve essere operativo finché quell'end-to-end di servizio sia operativo. Ma un contesto multi-industry come questo pone anche qualche sfida in più. Vi faccio un esempio. Se prendiamo il modulo che gestisce l'attivazione del servizio nel contesto di un'attivazione professionale in aftermarket, un modello che è ancora ampiamente utilizzato dalle compagnie assicurative o dalle concessionarie auto, è critico durante l'orario lavorativo, dopo l'orario lavorativo non è così critico. Ma se aggiungiamo un servizio di self-activation, lì è il cliente finale che decide qual è l'orario più comodo, più conveniente per lui per effettuare l'attivazione. Quindi questo modulo diventa sensibile H24. Se lo utilizziamo per dare un servizio a un car maker che ha bisogno di fare fitment dell'elettronica lungo una sua linea di montaggio, quel modulo deve essere disponibile in tutti gli orari in cui quella linea di montaggio è operativa e qualunque manutenzione deve essere quantomeno concordata con il car maker. Metteteci su altri car maker, altri partner, e vedete subito che il gioco diventa un pochino più interessante. Ecco quindi che accanto alle misure per dare velocità, flessibilità alla delivery,
è necessario mettere in gioco fin da subito nel progetto tutto ciò che serve a controllare e garantire i livelli di servizio. Noi abbiamo lavorato secondo due direttrici classiche, quindi cercare di minimizzare il tempo necessario alla delivery e cercare ovviamente di abbattere tutte le condizioni che possono creare un outage applicativo. Rispetto al primo punto, in una realtà come quella che vi ho descritto, è necessario automatizzare completamente il processo di delivery, includendo in questo sia gli ambienti di integrazione che quelli di produzione. Poi vi darò qualche informazione al riguardo. E poi ho segnato due punti che possono sembrare banali, ma nella nostra realtà non lo sono. Essere in condizione di poter rilasciare solo ciò che è necessario ed esattamente nel momento in cui è necessario. Rispetto al tema della riduzione di ciò che può produrre un outage applicativo, non cito tutte quelle misure che sono alla base, ridondanza dell'infrastruttura, ridondanza delle applicazioni. Cito un paio di punti che sono per me importanti. Essere in condizione di controllare i workload a livello integrale sull'impianto e quindi tutte le relazioni che muovono le dinamiche di carico con una buona comprensione delle relazioni di causa-effetto. E controllare l'intero stack che porta all'erogazione del servizio, avendo la possibilità e la capacità di relazionare qualsiasi evento con l'effetto sul servizio. In relazione all'automazione, la nostra convinzione è che sia necessario lavorare sui tre piani che sono indicati dalle tre frecce grigie orizzontali che ho indicato in questa slide. Quindi il controllo e la governance degli ambienti, il controllo e la governance del software, il controllo della pianificazione, includendo in questa sia le correttive sia le evolutive. È necessario operare affinché l'organizzazione lavori su questo modello, quindi tutti i processi che concorrono alla delivery siano orientati verso un modello DevOps o comunque funzionale all'automazione che si intende mettere in opera. Gli strumenti che vengono utilizzati devono essere anch'essi armonizzati e integrati. Per la gestione degli ambienti la nostra scelta è stata OpenShift perché mette in gioco un insieme di funzionalità che per noi è risultato soddisfacente rispetto al nostro bisogno e ha delle caratteristiche di integrabilità che hanno permesso di armonizzarlo, integrarlo con gli altri strumenti che utilizziamo per il controllo del software che sono indicati in questa slide e che come potete vedere sono per la maggior parte open source. Il meccanismo di automazione che sta alla base insomma, di questa soluzione è quello legato al processo di promozione del software da un ambiente all'altro in una gestione a container. Ma per poter cogliere quello che è poi l'ambito nel quale è applicato, ritorno su i due punti che avevo citato prima, cioè il fatto che per noi è cruciale poter rilasciare ciò che è necessario esattamente quando è necessario. Allora, la nostra piattaforma nasce per poter servire un ecosistema di clienti di industrie diverse. Ciascuno di questi clienti pone on top a quelli che sono i livelli di servizio dei prodotti che la nostra piattaforma eroga una serie di vincoli. Ne ho citato uno con l'esempio che ho fatto sul modulo di attivazione. Anche l'ambiente di integrazione è un ambiente critico. Qui vi faccio anche qui un esempio per cogliere quella che possono essere le sfide che dobbiamo gestire. Una casa automobilistica per rilasciare un nuovo servizio, un nuovo modello auto, ha la necessità di effettuare un protocollo di test che normalmente dura parecchi mesi, con prove in laboratorio prima, su strada poi. Durante questo periodo è necessario che l'ambiente di test stia stabile e disponibile ovviamente. In un periodo di questo tipo e
con una realtà in veloce evoluzione come quella che vi ho descritto, ovviamente vi è la necessità di avanzare con la roadmap di prodotto o di dare soddisfazione ad altri clienti che si trovano con ad avere esigenze che devono essere soddisfatte durante questo periodo. Quindi anche l'ambiente di integrazione pone la necessità di accogliere esigenze differenti. Allora, per evitare che la piattaforma possa derivare in tanti stream software che accolgono le esigenze dei clienti ma aumentano la complessità, o l'ambiente di integrazione possa derivare in una molteplicità di ambienti che poi danneggiano l'economicità dell'operazione, è fondamentale essere nella condizione di avere una dinamicità che però deve preservare la roadmap di piattaforma. Allora, dico subito che per fare questo è necessario avere un'ingegnerizzazione della piattaforma e dell'architettura che supporti questo tipo di operazione. Quindi alla base ci deve essere un'architettura microservizio o comunque a componenti atomiche che diano la possibilità di essere istanziate in modo specifico per soddisfare l'esigenza di un cliente e solo per il tempo strettamente necessario. E queste componenti devono essere agganciate, ancorate a una roadmap di prodotto, in modo tale che nel suo complesso la piattaforma possa evolvere secondo la roadmap programmata. Allora, per fare questo, le funzionalità messe in gioco da OpenShift, integrato con altri strumenti di controllo del software, sono risultate adeguate per poter poi mettere in opera gli automatismi necessari. In relazione al controllo, citavo l'importanza di avere un controllo dei carichi integrale sull'impianto e di controllare l'intero stack, quindi dall'infrastruttura alla software defined network, ai container, il middleware fino al layer applicativo, e di porre tutto questo in relazione col servizio. Su questo tema OpenShift ci è apparso interessante perché preintegra una serie di strumenti che sono risultati adeguati per dare una risposta soddisfacente. Il Kubernetes, che comunque è alla base anche proprio del meccanismo di container management, l'Elasticsearch per il logging, l'Ocural per il monitoring delle risorse, più una serie di funzionalità native e una preintegrazione anche con tutto lo stack software che utilizziamo nella nostra software delivery platform, quindi dal Linux al Fuse, il BRMS, il BPM fino alle API. Nella nostra soluzione gli eventi catturati da questo impianto ampiamente basato su piattaforma OpenShift poi vengono ricondotti allo stato del servizio, e nel nostro caso utilizziamo Splunk per questo tipo di operazione. Concludo dicendo che quindi in una realtà come quella dell'IoT è fondamentale bilanciare un'esigenza di flessibilità con misure per il controllo degli SLA. Questi due aspetti devono entrare in un disegno complessivo della soluzione e produrre un'architettura che abiliti la possibilità di fare un'automazione completa e un controllo end-to-end della piattaforma. Se c'è questa condizione, e questo lo sottolineo perché per me è fondamentale, uno strumento come OpenShift merita di essere preso in considerazione in quanto ha una ricchezza funzionale e caratteristiche di integrabilità che lo rendono idoneo per poi realizzare queste automazioni e questi controlli. Permettetemi di ringraziare, sono qui in sala, i colleghi della website, in particolare Renzo Santarelli e Franco Caponi che ci hanno aiutato tantissimo a mettere in opera questa soluzione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e rimango a disposizione se volete contattarmi via email o LinkedIn, avrò piacere sicuramente a rispondervi. Grazie. Grazie ad Antonio Carlini di Vodafone Automotive per questa interessante presentazione.